Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare la nostra carriera allenatore con il Luton Town di Antonino Croce. Allora ragazzi, dopo l'ultimo episodio, in cui comunque stiamo andando bene, anche se siamo ancora secondi in classifica, un punto dal Fulham, cercheremo di conquistare altri punti per cercare subito la promozione. Da questo episodio, tra l'altro, ragazzi, faremo 3 partite e non più 2, quindi diciamo che l'episodio durerà un pochino di più. Quindi abbiamo da affrontare il derby, che è dodicesimo in classifica. Io ho già fatto la formazione, che è quella che vedete. Ho messo in campo Bri e Poz sulle fasce come terzini, per il resto è invariato e quindi andiamo subito a giocarci questa prima partita dove affronteremo il Derby County e vediamo un po' se riusciamo a portare a casa altri 3 punti indispensabili per la promozione. Buone notizie, almeno dal punto di vista Ok tecnico, Inter ha ragazzi, vinto la sfida da rigore, non c'è ci una sfida. siamo, partita Pierluigi contro Vannoli il saluta e dà Derby. il benvenuto assieme a Daniela Dani. Vediamo se ci L'appuntamento portiamo a numero 6 casa. per gli amanti della Championship inglese. Scendono in campo Derby County e Luton Town. Se ci Ciao portiamo a Pier, casa un sai altro che io sono sempre risultato. disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a Tanto casa qua abbiamo ascoltate il mio perso consiglio. malamente Prima la di palla. vincolarti al video, non ve ne pentirete. Recuperano bene il pallone. Il Luton Town, squadra che sta attraversando un buon momento e che punta anche oggi alla vittoria, come già accaduto nell'ultima partita contro il Millwall. Ti chiedo un pronostico su questa sfida. Sono reduci da una bella vittoria per 2-0 Attenzione in qua, trasferta. ed è arrivato il gol. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Siamo subito passati in vantaggio con Pansu. Una bella azione e ci siamo Il gol ci portati viene in mostrato da un'agile vantaggio. inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta, Pierre. Abbiamo colpi a più non Bravissimo potenza, Adebayo che ha coraggio. finalmente dato un assist decente. E ci siamo portati in vantaggio, questa è Hanno aperto un'ottima le vaneggiature cosa. con questo gol, 1-0. Anche perché di solito con le squadre che sono nelle classifica bassa Kasim Richards. abbiamo sempre avuto più o meno difficoltà. Guadagna Attenzione qua. Pepe. Bravissimo. Ottimo recupero del pallone. Prova a Attenzione a incollare questa Ricco Pozzo. palla bellissima Grande per pallone Kornic. verticale. E Palla sul arriva il palo, finisce sul palo. fondo. Kornic si è mangiato il secondo gol. Che gol che si è mangiato. Vabbè. Comunque sì, abbiamo già fatto 2 occasioni. Una è andata in porto con il gol. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Attenzione qua perché rischiamo di subire il contropiede. Per fortuna si sono fermati. Prosegue nella sua avanzata. Grande E attenzione qua. Bravissimo recupero in area. Naismith. Devo dire, da quando l'ho messo come difensore centrale sta dando i suoi frutti. E A metri per andare. qua C'è fuori il gioco. fuorigioco, secondo l'arbitro e gli assistenti. Niente da fare, la palla non ancora loro. Prosegue la sua avanzata. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto, nonostante siano sotto di un gol. Bravissimo Contratto ancora Chiesa, pallone Naismith, recuperato. bravissimo davvero. Possibilità di No, contropiede, qua ha attenzione. sbagliato De Baio, male, Buona male, qui la male questa copertura della palla. difesa. E dobbiamo stare attenti perché stanno iniziando ad attaccarci un po' troppo. C'è lo spazio per il centro. Lo vede? Finta serie di passaggi per cercare il momento giusto. Kasim Richards. Posizione ideale. E qua che continuano a farci questi passaggi, alla fine Attenzione si è gioco in liberato, palio. mamma Parata mia. eccezionale questa. Incredibile quanti passaggi hanno fatto fino adesso, ma dopo tutto FIFA. Occhio al pallone in mezzo. Intervento così così, occhio. Ripartono in campo aperto. E attenzione che Adebayor se ne va. Si aprono spazi, attenzione.
E niente, Adebayo non ce la fa. Ancora nel rovo di Adebayo, ne ha azzeccate una e le ha sbagliate tutto il resto. Manca l'ultimo passaggio per liberare il giocatore al tiro. Finora la difesa avversaria ha avuto vita facile. Pierocchio qui, mamma mia, qui, senza centrare la mira, avrebbe potuto creare. E ovviamente in più al il derby sta aveva iniziando. Specchio, l'ha solamente alzata troppo. Sarà per la prossima volta a impensierirci. Bree può crossarla nel mezzo. E qua niente, attenzione. Il cross era buono. Se la cavano. Difesa scoperta, ha spazio per andare. 60 secondi da recuperare. Come Naismith che ha tentato di fermare l'avversario, forse c'è un fallo su di lui. Pallone invitante, calibrato male qui il lancio, senza problemi il portiere. Ok, finisce il primo tempo, non brillante, abbiamo avuto due occasioni, poi il derby praticamente è uscito di scena, o meglio, ha iniziato ad attaccarci. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. E non siamo riusciti a fare più nessuna azione. E vediamo. Tanto Adebayo non mi sta piacendo, nonostante sia il nostro attaccante di punta, sbaglia troppi passaggi e perde spesso anche la palla. Kazim Richards. Grande appuntamento in arrivo qui su ITV, una delle gare più attese della stagione. Entrambe vediamo un po', perché comunque continuano a fare questi passaggi. Di un calcio votato all'attacco. Mamma mia! L'ha tolta dalla porta qui. Per battuta riconquista il pallone. E stiamo subendo davvero tantissimo. Si libera dell'avversario. Ancora Naismith. Niente da fare, ovviamente Adebayo ha dato un'altra pallaccia difficile da Kazim Richards. E qua Naismith si è fatto un po' saltare. Alla palla buona. Occhio al pallone giusto. Mamma mia. Si alza la bandierina, tutto inutile. Complimenti al portiere che ha fatto un grande intervento. Comunque per fortuna fuori gioco. Buona scossa, e questa sostituzione per lui può essere utile. Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su ITV. Impanzo questa volta a perdere palla. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande partita. Stiamo subendo tantissimo. C'è il triangolo. Bravo Naismith ancora. Bravissimo davvero. Se ne va in pazzo intanto. Può avvicinarsi alla porta. Attenzione! Attenzione, incredibile! Incredibile! È proprio lui che segna. È proprio Barry che di solito la sbaglia sempre. E a questo giro invece, grazie a una grande giocata di Empazzu, l'ha messa dentro. Ok, vediamo un po' se possiamo fare qualche cambio. Ma io direi che per adesso può andare bene così. Aspettiamo un altro po'. Per fortuna siamo riusciti a raddoppiare al terzo tentativo, o meglio, alla terza occasione di tutta la partita, forse. Abbiamo fatto comunque due gol. E intanto ovviamente il derby torna ad attaccare. Avanza a caccia del varco giusto. Guarda lì come si è liberato, incredibile. A segnare e rimettere tutto in discussione. Respinge con il corpo il pallone. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Numeri che dimostrano come alla fine. No, errore di Lockyer. Analizzare bene dati e statistiche. Okay, fuori gioco, bene, bene, fuori gioco. Fuori gioco. E questa poteva essere una grande occasione. Facciamoci un cambio, perché sto vedendo Rea un po' in difficoltà, quindi lo facciamo un po' a riposare. E mettiamo in campo sopposto Campbell. Io direi di far uscire anche Onidimna, che onestamente è stato un po' spento. Mettiamo Mendes Gomez.
E vediamo un po'. Cambiano tutti e due gli allenatori. Berry. Puntuale qui. Impazzo, non puoi sbagliarmeli questi passaggi. Proprio tu. 600 secondi da giocare ancora. Lo vede? No, se ne sono andati ancora, attenzione. Mamma mia. Malamente da buona posizione. Facciamo l'ultimo cambio, anche perché onestamente Adebayor non mi sta piacendo. Metto in attacco Clark. Sì, puntiamo su Clark, anche se non è la sua posizione, fa niente, tanto Adebayor non mi è piaciuto più di tanto. Tanto guardate il pressing avversario, sono a ridosso della nostra difesa. Subito errore di Clark. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Campbell. E attenzione a questa palla, fuori gioco, va bene. Interessante qui. Peccato, ma è scattato troppo in anticipo. La partita è quasi finita, ragazzi. Ci stiamo portando a casa 3 punti. Magari anche senza subire gol. Bravo qui, Bri. Finisce qui la partita. Ed è finita, ce la portiamo a casa, ragazzi. Ce la portiamo a casa, non è stato facile, anche perché il derby ci ha salito, però l'abbiamo portata a casa e il Fulham tra l'altro ha anche vinto, quindi sostanzialmente la classifica non dovrebbe cambiare, dovremmo essere comunque ancora secondi. Vediamo un po', pensava di vincere visto che la squadra e la formazione venivano considerate sullo stesso livello. I giocatori hanno dato tutto dal primo all'ultimo. Una vittoria convincente, 2-0, le è piaciuta la prestazione della squadra. Avremmo potuto, ma dobbiamo pensare alla prossima partita sicuramente. Lovens è stato tra i migliori in campo in fila avversaria. Quanto è stato difficile, ma sinceramente abbiamo fatto la nostra partita. Punto e basta. E ci portiamo a casa un altro successo importante per la nostra classifica, anche perché siamo con una partita in più rispetto al Preston, che ha ben 4 lunghezze da noi, e a 6 invece lo Sheffield. Quindi avviciniamoci subito, ragazzi, alla prossima partita, che ovviamente dobbiamo cercare di portare a casa, perché affrontiamo, vediamo un po', intanto offerta per il prestito di Cartier con diritto di riscatto. Allora, mi hanno detto il caro Dragan di delegare il tutto, quindi queste cose le delego. E vediamo un po' se come andrà, se effettivamente rifiutano oppure no. E noi ci avviciniamo alla partita dove affronteremo l'Hull City, che è 12° anch'esso. Allora, vediamo un po' con che sformazione affrontarla. Allora, Poz lo vedo un po' stanco, quindi rimetto Bell in campo. Anche Naismith, che ha giocato molto bene, è un po' stanco, quindi lo faremo riposare facendo rientrare in campo Bradley. E sinceramente voglio far riposare anche Brivi, metto Alo sulla fascia sinistra. Per il resto non faccio nessun cambio, rimangono con questi giocatori. Quindi ce l'andiamo a giocare, ragazzi, questa seconda partita. Vediamo un po' come andrà, se riusciamo a portare a casa altri 3 punti importanti per la promozione. La partita di calcio, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Buon divertimento, amici. I colori delle maglie sono quasi identiche, quindi sarà difficile
Championship inglese. Ecco, appunto, individuava i compagni di classe, compagni di squadra. Curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? E vediamo un po'. Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Attenzione perché qua ovviamente Bradley ha perso palla e ci hanno fatto gol. La sbloccano subito. Allora, non so se a voi sarà lo stesso, però le maglie sono praticamente uguali. Questa è l'azione che ha portato al gol. Difficile distinguere i nostri dai loro. Vabbè, abbiamo subito gol subito. Guarda lì Kornic che cosa fa. Suma dunque l'azione d'attacco. E qua ancora Kornic fermato. Perdono palla. Kornic che non è iniziato la grande. Con risultati favorevoli anche negli altri campi, i padroni di casa oggi potrebbero portarsi in testa alla classifica. Ecco. Questa è una motivazione extra. È ancora troppo presto per lasciarsi andare a facile entusiasmi, è vero, ma è altrettanto vero che se riuscissero errore di maledizione, darebbero un segnale preciso alle rivali. Bravissimo Locke, abbiamo intenzione di lottare fino alla fine per il titolo. Niente, abbiamo perso ancora palla. Si accentra, non sempre potenza. Niente, non si riesce a giocare così, onestamente. Io ha calciato in maniera scoordinata, era normale che non riesco a distinguere. Legge bene la traiettoria. Non riesco a distinguere i miei dai loro. Io complimenti a FIFA per la decisione di farlo così. Subito a sentire quello che è successo nel match che riguarda lo Sheffield United. Prima rete del match per lo Sheffield United. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 21 minuti. D'accordo. Qua niente da fare. Impazzo ha tentato. E ragazzi, stiamo perdendo questa partita. Ottima bucata. Avanza verso la porta. Può colpire da lì. Niente, ci hanno fatto il secondo gol. Ci hanno fatto il secondo gol. Bradley è assolutamente irriconoscibile. Ancora una volta si è fatto, non è riuscito a fermare l'avversario. Un gol facile facile da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. E qui ragazzi ovviamente rischiamo di perderla. Prosegue l'avanzata. Kornic ancora perso. Ancora perso palla. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Stanno facendo quello che vogliono. Gli avversari non sembrano in grado di contrapporre l'adeguata fase di difesa. Sembra il Real Madrid praticamente. Il divario tra le due squadre potrebbe aumentare notevolmente. Niente, non si riesce a scappare. In fase di palleggio recuperano. Ci stanno letteralmente dando una mazzata. Niente, lui non arriva. E qua ci salva il portiere. Ma ragazzi, questa è una partita ormai persa. Ci proviamo a recuperarla, ma la vedo molto dura. Protegge palla con il corpo. Potrebbe crossare. Addirittura. No, vabbè. Seconda rete per lui quest'oggi. Niente, ragazzi. 3-0. Ripeto, i colori delle due squadre sono uguali. Io non sono daltonico, però. Lo stiamo proprio rivedendo. Ma il portiere è rimasto sorpreso dalla confusione del volo. Si aspettava forse che stoppasse la palla. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Se non ho capito male, questo anche di rigore in uno degli altri match, anche per via i padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore, non sono riusciti ad approfittarne. Palla che si è stampata. Niente, fermato. Portiere battuto. Sempre un solo gol a dividere le due squadre. Niente da fare. Sono 39 minuti sul cronometro. Grazie dunque per l'aggiornamento. E ovviamente siamo fermati. Bene qui nella tre quarti avversaria. Azione da seguire. È arrivato, attenzione. In qualche modo l'abbiamo messa dentro, non so neanche io come, ma Kornic ha segnato. E almeno ha ridotto le distanze.
A meno abbiamo ridotto le distanze. Pensa che qualcosa di più per interrompere il lungo fraseggio avversario. La messa dentro da pochi passi era praticamente impossibile non inquadrare. E adesso dobbiamo recuperare ancora due gol comunque. Il gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Ci sarà solo un minuto di recupero. Intervento duro ma corretto. E intanto è finito il primo tempo, ragazzi. Vediamo un po', abbiamo subito 3 gol nel solo primo tempo. Il Fulham tra l'altro sta vincendo, quindi giusto per cambiare, loro vincono e noi perdiamo questa partita che non so se meritatamente oppure no, perché onestamente guarda lì Alo cosa mi combina. Si ripartirà con una rimessa laterale. Comunque vediamo un po' di recuperarla la partita. Sventa il pericolo. Guarda qua Brandon. Questo è il prossimo appuntamento che potete seguire qui su EA TV per la Championship inglese. È brutto fallo questo qua. Intervento da giallo. Decisione. Ma questo era un cartellino rosso più che altro. Ottimo il tackle qui. Niente da fare, siamo stati ancora fermati. E dobbiamo stare attenti anche al loro contropiede. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Prova il lancio profondo. Mamma mia. Il portiere che si tuffa e evita il peggio. Niente da fare, devo dire. Si preparano al cambio. Non sarà certamente facile. Occhio al pallone in mezzo. Finisce qui l'azione d'attacco. Tocco di ritorno. Attenzione che se n'è andato. Williams, il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Possono dunque ripartire. Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su EA TV. Entrambe hanno giocatori in grado di fare la differenza. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Vediamo cosa fa ora. E qua c'è un fallo, vabbè. Hanno spazio per ripartire. Niente da fare, ragazzi, qua sarà dura. Tra l'altro loro fanno i fraseggi qui. Possesso prolungato per far muovere la difesa. Dice di no. Tuffo il portiere le manda tutti in calcio d'angolo, che le bloccasse una. Vabbè, facciamo un paio di sostituzioni, perché onestamente Barry può anche andarsene. Mettiamo Campbell e faccio uscire anche Cornick, che è stato praticamente inesistente. Metto Clark e faccio uscire anche Onedimla, anche lui insistente, con Mendes. Quindi tutti i cambi fatti, ce la giochiamo così fino alla fine e vediamo un po', perché onestamente perdere così poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. È ancora un fallo, arbitro non fischia, risolve il problema. L'arbitro ha aspettato di capire se ci fosse o meno il vantaggio, poi giustamente ha fischiato. Bradley. Guadagnano metri. Campbell. E qua 20 giocatori davanti, ovviamente non era per niente facile. Giocata di qualità per intercettare il pallone. E attenzione qua, è buona l'occasione. Però ovviamente a Campbell hanno fatto di tutto per non fargli prendere la palla. Ecco il tiro. E poi è un pazzo, fa un tiro. Rimane fermo e recupera il pallone. Ridicolo. Vabbè, ragazzi, l'abbiamo persa. Ancora. Recupera un pallone pericoloso qui. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Occhio all'occasione per riaprire il match.
ben posizionato qui il portiere. Niente da fare, De Baio. Bagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. E ovviamente De Baio non arriva sulla palla. Ragazzi, purtroppo questa l'abbiamo persa e probabilmente abbiamo perso anche un po' di contatto della capolista. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. E dobbiamo sperare di non aver perso troppi questo punti. Questo giro all'avversario sta facendo innervosire i tifosi. Vedono che la loro squadra non reagisce, sembra quasi niente, assente. Niente da fare. Che va al di là del risultato. Questi sono i bei giochi di FIFA, di EA Sport. Si giocherà ancora per 120 secondi. Pallone invitante. Grande scelta di tempo, conquista la palla. Niente, fischia la partita, ragazzi, abbiamo perso. Al di là del risultato, purtroppo la sconfitta era inevitabile. Abbiamo preso quei gol a inizio partita, anche perché, ripeto, i colori delle maglie praticamente erano identiche. Non so perché utilizzare queste maglie. Il Fulham ovviamente ha battuto il Nottingham Forest e adesso ci faranno le solite domande inutili. Un match combattuto, cosa non ha funzionato? I colori delle maglie, non abbiamo attuato il piano di gioco, tutto qui. Pazienza, avete perso, non so se avete segnato per ultimi, meritavamo di più, quello è sicuro. Ultima domanda, è stato tra i migliori in squadra, sinceramente dobbiamo concentrarci sulle cose da migliorare che non hanno funzionato. Ok, abbiamo perso, pazienza ragazzi, pazienza, siamo comunque addirittura terzi perché il Preston ci ha raggiunto in classifica, quindi praticamente da primi che eravamo con questa ennesima sconfitta siamo scesi inevitabilmente. Avevamo vinto così bene con il derby e poi ci hanno fatto questo sgambetto, diciamo. Ok, adesso dobbiamo affrontare per questa terza partita dell'episodio, diciamo, intanto vabbè, di Blanda non ci interessa. Offerta per il prestito di Branan con il diritto di riscatto, li vogliono tutti con il diritto di riscatto. Allora deleghiamo anche questo, però mi dispiace, voglio soltanto il prestito, niente di più, poi ci faranno sapere. Allora sta per concludersi, ok, vediamo un po' chi hai, poi vediamo dove mandarlo il nostro osservatore. Andiamo, la partita contro il Preston, abbiamo proprio il Preston, la seconda in classifica, con il quale dobbiamo avventurarci, ragazzi, sarà una partita complicata. Allora io confermerei la stessa formazione anche se abbiamo perso. C'è la conferenza stampa che noi andiamo a fare e vediamo un po'. Una buona stagione finora, sono tutti i presupposti per chiudere il campionato in una posizione di metà classifica. Riuscite a dare continuità a questi risultati? Tutto può succedere, vediamo. Un vero e proprio scontro al vertice quello di oggi contro la squadra del Preston. Chi la spunterà? I ragazzi si sono allenati bene, anche questo non fa aumentare il morale. Sembrano equivalersi, non dobbiamo sovravvalutare la squadra del Preston, niente difetto, e quindi ce l'andiamo a giocare, ragazzi. Sfida al vertice, molto importante contro il Preston dopo una sconfitta pesante, e vediamo se ce la portiamo a casa. Ok ragazzi, ci siamo, affrontiamo il Preston. Questa partita è importante. Sfida incrociata tra per cercare di riprenderci la seconda posizione. È stata una partita piena di emozioni, Pier, e sono sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina qua in pazzo ha tentato una palla, non sto più nella pelle. Vabbè, però c'è un intervento, è cambiato qualcosa nel match del Bournemouth. Allora colleghiamoci subito in diretta. Prima rete della partita per il Bournemouth.
Si sblocca dunque il match 1-0 all'alba del match, dopo appena 3 minuti dal fischio d'inizio. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Mamma mia. La tiene senza problemi il portiere, conclusione non troppo impegnativa. No Pier, direi di no. Tiro debole, una parata facile. Attenzione qua. Tenta la verticale. Niente, perché Adebayo inciampa e perde l'equilibrio. Di essersi lasciata alle spalle la sconfitta nell'ultima uscita contro l'Hull City. Ti chiedo un pronostico su questo match. L'ultimo incontro lo hanno perso in casa davanti alle mura amiche per 3-1. Io mi niente da fare. Questo sarebbe un risultato che ancora una palla persa. Permetterebbe di ripartire. Avanza palla al piede. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Mamma mia. I padroni di casa hanno la migliore difesa del campionato. Sarà, credo, Lele, una partita complessa per... No, mi dai, fuori gioco, va bene, dai. I padroni di casa che al momento sono notevolmente ermetici, Pier. È la squadra che subisce meno gol di tutta la competizione. Ed è chiaro che se non prendi gol, vincere diventa più facile. Lo vede? Buono l'intercetto della difesa. No, Alo. Palla recuperata in ottima posizione. No, vabbè. 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo se reagirà. Niente da fare. Alo qui ha dato la palla a loro, tanto per cambiare. E abbiamo subito un gol. Che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. Niente da fare. Purtroppo... Le marcature con questo gol. 1-0. Cerchiamo di giocarla al meglio, ragazzi, perché veramente diventa... Non hanno fretta di affondare. Vabbè, o niente, Imna, se mi fai anche questi interventi... Guadagnano la rimessa laterale. Occhio al cross. Possono trovare il gol... Mamma mia, così Onie. Questo intervento. Tocca per il compagno. Prova il tiro. Ribatte la conclusione. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Attenzione qua. Buono il pallone tra le linee. E ovviamente Barry. E Barry sbaglia sempre. La sbaglia sempre. Incredibile Barry. È uno di quei giocatori che vorrei vendere subito, ma non abbiamo centrocampisti. Ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Ottimo recupero qua. Una rete in più degli avversari per vincere. Attenzione che la palla è buona, troppo lunga però, troppo lunga. Kornic non ci arriva. Niente, si fa ancora fare, attenzione. Johnson. No, Lockyer. Mamma mia. Che si era involato nell'uno contro uno, ha reagito prontamente salvando porte. Forse era meglio mettere titolare Naismith, però vabbè, ormai. Sceglie il tocco corto. Palla che rotola via dopo un buon intervento. E se ne va intanto Bell. Prosegue nella sua avanzata. Potrebbe essere il gol del pareggio. Attenzione! E Adebayo che finalmente la mette dentro con un'occasione, un'azione bellissima di Bell che se n'è andata sulla fascia destra. Ed è riuscito a metterlo in qualche modo a sempre un gol. A certo, Barry che per fortuna l'ha data bene. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. E almeno l'abbiamo pareggiata, ragazzi, eh. Vediamo un po' se riusciamo a vincerla adesso. Dunque, 1-1. Pallone che viene intercettato. E vabbè, però Alo devi seguire l'azione, comunque finisce il primo tempo, va bene così. Primo tempo sicuramente
non dei migliori, però stiamo andando bene, abbiamo pareggiato. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, gran equilibrio fin qui in campo. Subito Sheffield, andiamo proprio a Lane. Prima rete del match per lo Sheffield United. Risultato che torna dunque in parità 1-1 dopo che sul cronometro sono trascorsi. Adebayo questa volta si fa togliere la palla. Questa è la prossima giornata di Championship inglese. Qui su EATV non dovrebbero mancare le emozioni tra Preston North End e Bournemouth. Due squadre alla palla, buono occhio. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Respinge il tiro. Niente da fare, la palla ce l'hanno ancora loro. Attenzione perché è pericoloso. Mamma mia, qua il nostro portiere. Ma Bradley è assolutamente inesistente in difesa. Risultato di parità, si affida Barry, ovviamente. Bradley l'ha persa la palla, come al solito. Johnson. È cambiato qualcosa nel match del Bournemouth, allora colleghiamoci subito in diretta. È tutto solo? Mamma mia! Interviene il portiere, sventa il pericolo. Johnson! Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Scopriamo insieme la prossima gara che potrete seguire come sempre in diretta su EATV. Ho visto in azione entrambe. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità. Attenzione alla palla buona in area! E qua Adebayo ancora una volta non arriva dove doveva arrivare. Facciamoci un po' di cambi prima di tutto perché sbattiamo fuori questo Barry che veramente è una cosa impressionante. Mettiamo Campbell al suo posto, farei uscire anche Cornick, però per adesso rimango con questa sostituzione. Vediamo un po' se con Campbell in campo vuole il tocco corto. Cross sul palo più lontano, allontana il pallone, ottimo intervento. Niente, ha fermato, non so come è stato fermato. Continua ad avanzare, tocco di ritorno. Guarda il movimento in area. Mamma mia. Che non ha impensierito il portiere. Conclusione. Facciamoci un altro cambio perché onestamente stiamo trovando delle difficoltà enormi. Fuori Cornick, mettiamo Clark da questa parte. E a questo punto io farei uscire anche Onyedimna. E proviamo Mendes, Gomez. È finita lontano. Cambiamo gli attaccanti allora, esterni. La impressione è che abbia colpito senza guardare, cercando solo di dare la massima forza al pallone. Avanza palla al piede. Attenzione qua. Mamma mia, impazzo che si è mangiato. Era il gol che ci poteva dare il vantaggio. Arriva l'aggiornamento da una delle altre partite. Andiamo in studio. I padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore. Non ha sbagliato. Conclusione che si è infilata sotto la traversa. Punteggio che ora è sul 2-1 allo scoccare del minuto 78. Perfetto. E intanto qua, vabbè, ci hanno dato un fallo contro. Ancora 600 secondi alla fine. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per vincerla. Gran palla. Attenzione! Il gol che cambia tutto. Attenzione, non so come. O meglio, pensavo fosse fuori gioco, invece sembra che sia regolare il gol. E l'ha messa dentro Campbell. Proprio lui, il giocatore che il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha dato una palla dove Adebayo che non l'ha sbagliata. E l'abbiamo portata dentro, ma c'è ancora molto da giocare, quindi dobbiamo cercare di resistere o perlomeno di evitare di subire un gol nel finale. Che sta per scadere, ci provano fino all'ultimo.
Attenzione qui! No! È incredibile! Subire un gol così è davvero una cosa. Solo FIFA può, solo FIFA. Evidentemente stavano ancora festeggiando la rete del vantaggio. È una disattenzione pagata a caro prezzo. Ovviamente Bradley ovviamente assente in difesa. Ce l'aveva a fianco. Davvero una partita che regala emozioni. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Una nuova azione a caccia del gol vittoria. Parte il tiro. Attenzione, De Baio. Avevano fatto i conti con i riflessi del portiere. De Baio ha tentato. Non poteva scegliere un momento migliore. Corner battuto corto. Occhio alla conclusione. Attenzione, incredibile. Incredibile Mpazzu! E l'ha messa lui proprio nel finale, incredibile! Questa partita ha veramente cose incredibili sono successe. Questo gol importantissimo, che potrebbe valere la vittoria ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione in pieno recupero Mpazzu l'ha messa dentro in qualche modo e ci dà il gol vittoria probabilmente. Con la gioia della squadra si porta a casa i tre punti. Abbiamo battuto il Preston, ragazzi. Abbiamo battuto il Preston in una partita combattutissima. Non me l'aspettavo, onestamente. Intanto il Fulham. Attenzione perché il Fulham l'ha persa 3-1. Quindi di regola dovrebbe aver recuperato tre punti su di loro. Allora, è stato un match equilibrato fino alla fine. Avete trovato il gol della vittoria negli ultimi 5 minuti con un po' di fortuna. La fortuna non c'entra niente, onestamente. Potevamo. I fortunati sono stati loro. La seconda in classifica. Complimenti, come ha visto la squadra di Luton Town. Complimenti ai ragazzi, sicuramente. Gli diamo un po' di morale. Gol decisivo a riportare il risultato. Sapevo che ce l'avremmo fatta, quello sicuramente. Bene ragazzi, ci siamo portati a casa una vittoria importantissima. Siamo tornati praticamente come prima, a un punto di distacco dal Fulham. Intanto ci siamo distanziati di tre punti il Preston. E ci avviciniamo, intanto reso conto della squadra giovanile primavera, ma quello... ovviamente ci interessa poco, ci abbiamo i giovani, questo che potremmo anche mettere in prima squadra, anche Brugger e Brown, ma aspetteremo. Aggiornamento mensile per quanto riguarda i giovani, vediamo un po', Buns non ci interessa, Boys neanche, Gavin Tully, questo sembra interessante, e ce lo portiamo a casa. Poi c'è quest'altro giocatore, Jason McDonald, devo dire che il suo potenziale è interessante, però è già bello grande, quindi diciamo anche di no per adesso. Allora, vediamo un po', accordo per il prestito, le nostre condizioni per prelevare Cartier con la forma di prestito per 2 anni. Attende conferma dove che la palla passerà a Sebastian Cartier al suo procuratore. Ok, quindi possiamo darlo in prestito per 2 anni Cartier. Quindi accettiamo l'offerta. Così lo facciamo un po' crescere per quanto ci riguarda. Quindi aveva ragione Dragan che è meglio delegare queste cose. Ok, avviciniamoci alla prossima partita perché i nostri prossimi avversari sono il Middlesbrough che è 7° in classifica. Noi per adesso ovviamente ci fermiamo per questo episodio, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like. Ovviamente seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Twitch, troverete il link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video di FIFA 22 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce con il suo Luton Town. Ciao a tutti ragazzi!